Lei ha scritto: e nel confine la non gustata morte solo chiedo le due date astratte e l'oblio. La non gustata morte è un'espressione che vuol dire morire, ed è nella Bibbia. Lei ha scritto anche: all'infuori dell'uomo le altre creature ignorano la morte. Ma non le pare che anche l'uomo fa tutto per ignorare la morte, nel senso che vive come dovesse essere eterno, come se la morte fosse un problema che riguarda gli altri, ma mai lui? E Spinoza diceva che crediamo e sentiamo di essere immortali, ma lui non voleva dire che siamo immortali come individui. Voleva dire che formiamo parte o funzione di una divinità che è immortale. Al di là del nostro nome, della nostra geografia, siamo immortali. L'io è uguale in tutti e forse è identico. Però quando la lamparita si rompe, la corrente che la prendia queda, se uno se... Quando uno muore, resta qualcosa, e questo qualcosa dove va e che cos'è? E ciò che resta è l'universo. Uno sparisce, ma continua a vivere negli altri individui, nelle altre cose. Ricordo una frase di Shaw che dice: Dio si sta facendo, e quel farsi di Dio è l'universo. Quel farsi di Dio sarebbero poi i minerali, le piante, gli animali, gli individui. Sarebbe quel farsi moltiplicato di quella divinità immane che è Dio. Quando un essere arriva al massimo livello umano, quando è tutti e nessuno, poiché si identifica con ogni creazione del cosmo, perdendo quasi la propria identità, non è disperante, signor Borges? No, al contrario. Sono arrivato effettivamente a questo. Io sono stufo di Borges. Ogni mattina al risveglio lo ritrovo e vorrei trovare un altro. Ma se fossi un altro, forse desidererei essere un altro ancora. È un'inquietudine umana. Di notte uno si dimentica non solo del mondo esterno, ma anche di se stesso. Al momento di addormentarsi, uno non è più niente. Si avverte conoscendola. Conoscerla significa amarla come autore e come persona. Una sproporzione tra la sua poderosa esperienza letteraria e la sua innocenza di vita. Vorrei che mi parlasse proprio di questo, della correlazione fra ciò che scrive e ciò che vive. Io credo che scrivere e leggere siano forme di vita, più vive delle altre, senz'altro. Per me leggere è una felicità. Scrivere anche e vivere non sempre lo è, che dipendiamo dal corpo, quella macchina che a volte funziona male e che alla fine si rompe, si riduce a pezzi. Io credo che la lettura e la scrittura sono così reali come le altre esperienze umane, solo che a volte sono più gradevoli. Uno sceglie ciò che legge e cerca di scegliere anche cosa scrivere, anche se forse si è meno fortunati che nella lettura. La lettura è un'esperienza poderosa, credo. Perché non parliamo un po' della vita, per esempio? Parliamo dell'amore. Lei ha detto: l'amore è qualcosa di essenziale che non posso definire. Uno può definire le convenzioni, ma non l'essenziale. In un'altra occasione ha detto: l'amore è un sentimento così forte e viscerale che non posso esibirlo. Invece, quando scrive d'amore, raggiunge il massimo. Per esempio, il nome di una donna mi denuncia. Oppure mi fa male una donna in tutto il corpo. È forse più la presenza della donna che la sua presenza che le fa male? Io vorrei che mi spiegasse in che modo totale, credo perso, lei si innamora. Come vive una cosa così importante come l'amore? Le farò una confessione. Sono continuamente innamorato, anche all'età di 84 anni. È forse un po' ridicolo. No, non è ridicolo, è magnifico. Sempre sto, però è un'esperienza tan comune. Germana mi dice sono. Sono sempre innamorato. È un'esperienza quotidiana. Mia sorella mi diceva che lei si ricordava della sua vita solo dei periodi in cui era innamorata.
È un'esperienza continua l'amore. L'odio è negativo. L'amore non lo è. È la pienezza. Mi dica come le succede e quanto le dura. Io direi che è continuo. Cambia la persona, ma non la passione. Le persone cambiano. Le persone non sono tutte uguali. Si somigliano e basta. Lei ha detto a Gaeta Lese: adesso il mondo è completamente in me e vedo molto meglio poiché posso vedere tutte le cose che sogno. Lei non crede, signor Borges, che se avesse visto più fuori avrebbe visto molto meno dentro? Se lo devo stare a casa, vero, vero. Io credo che deve essere così, ma non ne sono sicuro. Però cerco di pensare che la cecità sia un vantaggio. Devo sopportarla. Mi ricordo che il filosofo greco che si strappò gli occhi in un giardino affinché la realtà non lo distraesse, Democrito, beh, credo che ciò sia falso. Forse vuol dire che bisogna essere liberi dalle mille occasioni che procura la vista. Questo è senz'altro un vantaggio. Cerco di pensarla così. Io che sono condannato alla cecità, devo sperare sia una benedizione nascosta. Ma quando lei è nato, vedeva completamente o no? No, io ho cominciato a perdere la vista nel momento stesso in cui ho cominciato a vedere. Non è stata una cosa estetica, ma graduale. È stata come una specie di nebbia che si è stesa poco a poco, come l'immagine di Goethe. Tutto ciò che era vicino si allontana, riferendosi al crepuscolo. A me è successo proprio così. Le cose si sono allontanate poco a poco, senza un momento patetico. È stato come un lento crepuscolo, un crepuscolo che è durato 84 anni. È così che io non posso sentire questa cosa come una cosa terribile, in nessun modo. Certo, se una persona perde la vista di colpo, può arrivare anche al suicidio. Nel mio caso no. È stato come allontanarsi lentamente dalla realtà. È stato un lento declino, e diciamo anche abbastanza gradevole. Certo, è una cosa scomoda, poiché la cecità è anche una forma di solitudine, una forma di prigionia. Quando lei viaggia in un paese che non conosce, lo percepisce attraverso che cosa? Attraverso l'intelligenza della persona che glielo descrive accompagnandola? No, è lo che uno sente. No, uno le cose le sente. Sa se l'interlocutore è una persona amica, differente, nemica. Uno le cose le sente, al di là dei sensi, credo. Io credo che si giudichi l'intelligenza di una persona non per quello che dice, anche perché si dicono sempre le stesse cose, ma piuttosto per qualcosa che va oltre le parole. Per esempio, se vado ad una riunione e lì conosco due persone di cui una parla in maniera speciale, in maniera intelligente, mentre l'altra dice poco o niente, o banalità, io so che la seconda persona è più intelligente della prima. È una cosa che si sente. Uno si innamora anche per questo. Non è come dice la gente per una faccia, per ciò che si avverte. Non so se a lei succede questa cosa. Suppongo di sì. Lei che ha vissuto una vita così intensamente, qual è il senso, se crede che ci sia un senso, dell'esistenza? Penso che ci siano due sensi, quello estetico e poi quello etico, che è certamente più importante. Credo che il mondo abbia un senso etico. È un'idea che viene dal buddismo, cioè che ogni individuo, per mezzo di ogni singolo atto, di ogni parola, di ogni sogno, sta costruendo il suo karma,
cioè quella struttura mentale che gli sopravviverà. Io credo che ci sia un senso etico nel mondo. Il karma è il senso segreto, la legge misteriosa ma mai casuale dell'esistenza, ma quello della morte per lei, quale potrebbe essere quello della morte, dell'aldilà? Io spero che non ci sia niente. A me piace pensare che sarò cancellato intero, abolito completamente. Mio padre mi disse, pochi giorni prima di morire, io spero di morire tutto intero, corpo ed anima. Aveva una certa impazienza di morire. Io ho assistito nel corso della mia lunga vita a molte agonie e sempre i moribondi erano molto impazienti. Avevano molta fretta. Oltre alla letteratura, per lei, qual è stata una delle più grandi esperienze umane? Un amore, un viaggio, conoscere una persona? Tutte queste cose assieme, attraverso la letteratura. Una qualsiasi di loro, naturalmente. Conoscere una persona è molto importante. È un mondo. Anche l'amore. Per questo io credo di avere solo 3 o 4 amici, ma sui quali posso contare. E tra noi non ci siamo mai fatti delle confidenze. Credo che faccia parte della nostra amicizia il non farci delle confidenze. L'uno non sa mai nulla delle circostanze dell'altro. Dicami una cosa, quando lei si è affiliato al Partito Conservatore, ha detto che lo faceva perché era l'unico che non poteva dare fanatismi. E si sono arrabbiati per queste affermazioni al partito. Ma io non sono fanatico e non ho nulla da conservare, certamente, soprattutto oggi ed in questo paese.